Coach Cotroneo, stasera una viola spenta. Sì, siamo entrati male, forse il risultato dell'andata con un divario così ampio ci ha lasciati pensare che dovesse solo una formalità, ma avevo messo in guardia i ragazzi che nella pallacanestro non esistono equazioni matematiche. Se tu vinci all'andata di 38 punti, quanto è finito? 36, non ricordo, vuol dire che il ritorno la vinci. C'è stato troppo nervosismo, ma dopo Trapani siamo un po' in fase calante, ci può anche stare perché comunque abbiamo giocato partite dove di grande intensità, il fatto allenarsi di grande intensità. Penso, non voglio perdermi in frasi fatte, che le sconfitte comunque fanno bene, soprattutto in una squadra di ragazzi giovani dove forse abbiamo pensato che abbiamo raggiunto il nostro massimo e quindi ci possiamo permettere il lusso di non approcciare in maniera più attenta a questo tipo di partito. Onore alla Nuova Jolly che secondo me ha fatto la partita che doveva fare, molto, molto maschia, molto aggressiva. Sull'ale entusiasmo hanno trovato buone soluzioni da tutti, coinvolgendo tutti quanti, quindi comunque merito la Nuova Jolly, non è solo colpa nostra, sicuramente. Peppe, un inizio per la Jolly arrembante. Plutino sembrava Reggie Miller. I tuoi erano inermi a ogni attacco della Jolly. Secondo te cosa è successo ai tuoi? Perché poi abbiamo visto un accenno di ripresa. Al terzo quarto c'è stata una trasformazione, ma dopodiché si è tornato quasi sugli stessi passi del primo quarto. Sì, è chiaro che prendendo fiducia poi il canestro lo vedi con più facilità. Davide Plutino non è che lo conosciamo, è un tiratore di strisce, mette la prima, diventa complicato riuscire ad arginarlo. Detto questo, poi abbiamo pagato comunque lo sforzo di dover rientrare in partita e siamo stati poco lucidi facendo scelte sbagliate e la partita è andata così. Ripeto, dobbiamo approcciarle meglio questo tipo di partite, dobbiamo essere consapevoli dei nostri limiti e continuare a lavorare perché non abbiamo raggiunto nulla. Ora inizia la fase, l'ho detto ragazzi, inizia la fase calda della stagione, non ci possiamo permettere il lusso di abbassare la guardia. Giovedì riprenderà il girone d'orologio del campionato Under 18 Eccellenza. Siamo arrivati primi tramite il lavoro e il sudore speso in palestra. Dobbiamo continuare, anzi, adesso dobbiamo ancora di più alzare l'asticella del lavoro e rimanere concentrati. Per quanto riguarda il campione di Serie C, siamo sereni, queste sono partite che ci servono per migliorare e adesso anche lì affronteremo il giro d'orologio nel migliore dei modi possibili. Quindi piccola pausa per il campionato di C, ma la testa comunque sempre concentrati. Oh, cioè, sicuramente non può essere altrimenti, soprattutto con un gruppo di ragazzi. Continueremo ad allenarci, domani ci riposeremo, lunedì riprenderemo il lavoro in palestra per prepararci al meglio a questo rush finale.